Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, come siamo? Oggi anch'io rilassata perché è fine settimana e poi oggi tutorial eyeliner, quindi non ci dobbiamo truccare prima, ma io sono in attesa della mia amichetta con cui poter dimostrare. Ciao Elisa, ciao amore, come stai? Come si va a Miami? Forza! Allora, stavo dicendo, sono in attesa. Ciao Grazia, sono in attesa di Chiara, che peraltro ho già visto, so già che sei qua, quindi siamo già super connesse. Ciao Claudia, bene. E allora, Chiara, io direi, mandami pure la richiesta e così ci connettiamo. Che tra l'altro Chiara mi deve raccontare perché con Filorga sta facendo delle puntate pazzesche. Voi nel frattempo raccontatemi qualcosa in attesa che Chiara viene qui con me. Allora, chi c'è ancora? Ciao Rosanna. Ehi Katia! Un bacio alla mia Catania. Ciao Romy! Ciao Sabri, boh, abbiamo un bel po' d'Italia che si collega. Ciao Manuel, ed eccola qua la Chiara. Ciao Rosanna, benvenuta. Lo so, grazie, manca a tutti truccare. Hai visto ieri la mia trasformazione in David Bowie? Oh, Buonasera. mi senti? Certo, forte e chiaro. Buonasera. Senti, ma tu stai facendo pure tu un sacco di cose, ospiti di qua, ospiti di là. Ho visto infatti un sacco di amiche che non vedevo da tempo, quando non so che non le vedo, vengo da te e sono certa che le vedo allora. Devo trovare una soluzione perché da questo telefono mi serve tenerti in alto perché altrimenti l'audio va giù. Ecco. Che fai come Mary Poppins? Con la pila, com'era la canzone? No, guarda, sono arrabbiatissima in questo momento. Che Arrabbiatissima. cosa è successo, amore? La verità è, perché veramente la verità, Anche ho perché non ci siamo poggiato. sentite, quindi è la verità, dimmi. Allora, ho poggiato la carne a scongelare sul davanzale. Il piccione? No. Che cosa Ma hai? si può? Ma puoi rubarmi la carne? Il piccione è stato. Sì! Ma lo guarda, c'è Mirko collegato che adesso se sente del piccione, lui è pronto a ucciderli tutti i piccioni. Cioè, ma che nervoso! Il Dovevo fare corvo. la lasagna! Mirko dice il corvo. No, guarda! Beh, anche mia mamma dice tutto vero perché l'ho chiamata ed ero incazzatissima. Ho detto, ma si può? Aiuto ragazzi, ha detto Mirko che comunque te la presta se vuoi. Non Mirko, non ho capito che Passo. cosa le presti, se le presti la carabina o se le presti La la carne. carne, non lo so, scegli una delle due cose, anche perché noi stasera parmigiana. Buona. Però light, eh? Guarda Ragazzi. anche la Patti che ride. La Patti non va bene. Io sono senza carne Ah adesso. no, vedi, Mirko dice che ti prestava la carabina. Mi sembrava strano perché noi la carne è difficile. Grazia, allora, a parte il caldo, a parte il fatto che in attesa della diretta, visto che oggi non mi dovevo neanche truccare, quindi mi sono messa la crema idratante, infatti sono tutta ancora un po' sudacchiata perché ho appena finito di fare la doccia, ma sostanzialmente a parte il caldo ci sono le caldane da premenopausa, ragazzi. Che non ve le auguro. Va bene, allora abbiamo un sacco di belle donne. Abbiamo detto che oggi dobbiamo imparare a fare l'eyeliner. E allora io voglio vedere Sono già qui pronta. che strumenti mi hai tirato fuori. Allora, non ti arrabbiare, però ce l'ho, quindi la tiriamo fuori. Cosa? Guarda, è nuova, immacolata. Allora, così facciamo vedere un po' di cose con cui si può effettuare l'eyeliner.
Poi ho si sente intorno della mia voce. Ma come mai? Perché di solito non si sente il ritorno della mia voce. Adesso mi sembra meglio. Parla tu, Chiara? Mi sentite? Sembra di sì, vero? No, sembra che adesso il ritorno di voce non ci sia più. Datemi un consenso. Voilà. Allora, ok, grazie, grazie, grazie. Bene, allora, vediamo che strumenti hai, abbiamo detto. Ok, matita vor, ok, il tappo è volato. Okay. Sì, è volato anche a me. Matita vor ce l'abbiamo, con cui facciamo vedere quante belle cose si possono fare. Poi tu hai un eyeliner già cremoso. Sì. Ok, io invece faccio vedere quello della vor in polvere che si può utilizzare al posto della matita per fare un altro tipo di eyeliner. Quindi ne mostriamo due sostanzialmente. E allora per la matita vor ci dobbiamo munire anche di un accendino. Sei pronta? Bravissima. Quelli non mancano mai a casa mia. Infatti neanche da me. Aspetta un attimo, però che voglio prendere proprio quello ad hoc. Eccolo qua. Pure io. Pronta? Ci sono. Bene. Allora, innanzitutto facciamo una bella cosa. Mi dispiace, cosa. Grazia. Che è successo? A volte si sente male. Ciao Anna, ma quanta bella gente! Ciao ragazzi. Ma sì, ma è vero effettivamente. Ma facciamo una cosa, perché secondo me non è la mia. Secondo me è qualcosa nel collegamento. Provo a levarti il collegamento e a richiamarti. Vediamo se cambia qualcosa. Aspetta, guarda. Allora, intanto ditemi, così invece mi sentite bene? Oh, ciao Faustino! Mua. È troppo alto il volume di una delle due. E allora deve essere infatti l'audio di Chiara, che adesso le chiediamo di abbassare l'audio. Perfetto. Vedi, allora non è il mio. Allora ti confermo, Chiara, che devi abbassare un pochino l'audio. Perché è troppo alto e quindi fa eco, ritorna indietro la voce. Aspetta un attimo, allora vediamo un po'. Trasmetti con dove sei? Dov'è la chiarella? Patti patti, eccola qua. Dove sei andata a finire? Eccola. Benissimo. Hola, ci siamo. Ci dovremmo essere. Allora, dicono che io la voce è perfetta, di abbassare un po' il volume perché forse c'è il ritorno di voce del tuo. Vediamo, perché così io sento così bene. Così è meglio? Mi sembra di sì, sembrerebbe di sì. Perfetto. Allora, stavo dicendo, io, da brava ragazza, che mi ero appena finito di fare la doccia e volevo anche fare vedere, insomma, un attimino, mettendo il fondo VOR, cosa succedeva proprio come una Adoro. barzelletta. Così. Così, così. Guarda, guarda come va via l'occhiaia. Ma lo conosco. Ciao. Ciao l'occhiaia. Intanto aspetta, che qui il lavoro è sempre grandioso, perché ciao Giovanni, ciao Ilenia, tanta gente. Ma quanta bella gente. Ciao Ok. Bede. Tantissimi. Allora, quindi stavo dicendo, oggi ci concentriamo sull'eyeliner, però un minimo di base, avendo fatto la doccia, mi sembrava il caso anche, no? Sì, vabbè, un minimo l'ho messa anch'io, Sì, ma infatti tu sei bella opaca, io invece In proprio. questo periodo il flash nude di Filorga è la mia salvezza a casa. Non vedo l'ora, guarda, siamo al 4 maggio, dopodiché ti devo Lo dire perché so, io ho in finito attesa di tutto. venire, però il tuo è un fondotinta più strutturato, comunque è proprio un prodotto diverso. Tu lo sai che lo adoro e non vedo l'ora di riaverlo, visto che l'ho bevuto l'anno scorso. Allora, sì, lo so. Bene, allora, un minimo di base fatta. Allora, per chi non dovesse conoscere chiaramente le matite VOR, e siete qui connessi,
Ovviamente la prima cosa che facciamo, diamo una temperatina, perché sapete che le matite, anche se le usiamo per noi, ma dovrebbero essere sempre belle appuntite, quindi quella la prima cosa. Dopodiché noi abbiamo due possibilità. Con la matita possiamo iniziare a fare il tratto, e quindi che fondotinti usi, Valeria? I miei Vor Makeup, sono i miei fondotinta. Vor Makeup, non so se lo vedete, sì, eccolo là. Che hanno un'alta pigmentazione, si asciugano immediatamente, non hanno bisogno di cipria, 60 SPF solare, dipendentemente dal numero, dalla gradazione, quindi partiamo da un 50 più quando ci muoviamo sulle tinte chiare, di qualsiasi categoria di colore parliamo, e andiamo a finire intorno al 30 SPF quando ci muoviamo, figurati Claudia. E poi tra l'altro mi fa piacere se segui anche la pagina Vor Makeup, che lì invece c'è Daniela che vi dà tutte le informazioni, al di là di andare sul sito www.vormakeup.com. E quindi dicevamo, la possiamo usare queste matite, che sono in legno naturale, non flattate. Cosa significa non flattate? Ci sono, adoro che pur avendo SPF non faccia flashback. Vabbè, tu grazie, già però conosci un po' i miei prodotti, quindi grazie Claudia. Quindi insomma sei già una advanced per quanto mi riguarda rispetto alle persone che ci seguono. Quindi questa matita ha la particolarità, dicevamo, di essere legno naturale non flattato. Cosa significa? Che rispetto ad altre matite che trovate in commercio, intanto, anche se questa è già usata, sono lunghe 18 cm. 18 cm è una matita molto lunga rispetto alla media che sta sui 10-12. In più, la percentuale di pigmento, che appunto è del 57,9%, ci permette di fare tante cose. Di usarla, per esempio, sia al naturale, quindi con un bel tratto, anche così, che ti permette di avere la matita per essere buona come deve essere, ragazzi. Deve poter... Questa non la so neanch'io. Allora, faccio così perché sennò fa reverbero con la luce. Deve poter fare un bel segno iniziale e poi deve essere morbida, che si sfuma. L'unica matita, ciao Ada! L'unica matita che sostanzialmente deve essere un po' più rigida, proprio perché quando andiamo a fare la correzione delle sopracciglia, deve essere proprio quella inerente le eyebrows. Cosa c'è scritto? Quando mi sono sposata avendo la sua Anna Rita, ciao Anna, me l'aveva regalata la mua. Beh, le matite sono pensa matite. Lo vedi, vedi quante cose ti faccio scoprire. Ciao Simo amore, hola. Ah, a proposito, ma buon 25 a tutti, mi ero dimenticata di fare gli auguri a tutti per questo nostro 25 reclusi in casa. Dai, resistiamo, resistiamo. Allora, ma ti posso fare una domanda, Vale? Vada. Perché te la devo proprio dire. Allora, io quando cerco le matite, a prescindere dalla marca, invece ho l'impressione che più è morbida, più mi faccia effetto panda poi nel corso della giornata, perché mi cola via tutto. Allora, io infatti ho detto che deve avere una trascrivibilità bella perfetta, dove fai il segno della matita, la matita si deve... Bella, ciao. Si deve solo sfumare, ma non deve essere ipermorbida, perché sennò è normale che te lo metti qua e te la ritrovi qua. No, è un incubo. Stiamo parlando per me di quel tipo di morbidezza, stiamo parlando di due tipi di durezza. Quindi da me, ecco un po', fai conto come, vediamo se è più facile, come gli spazzoni da dentro. C'è quello moscio moscio che è il morbido, poi c'è il semiduro e poi c'è il duro, che è proprio, okay. Ecco. Per le sopracciglia corrisponde a una durezza massima, perché deve rimanere in una zona molto molto diciamo di mobilità, e quindi anche strusciando e quant'altro, insomma, è più difficile che ti tocchi l'occhio. Quindi anche per creare una sfumatura, la matita semidura va bene per le sfumature, quella invece un po' più dura è per la definizione. Va bene? Ok. Allora, è ovvio che tutorial per l'eyeliner. Oggi possiamo generalizzare e fare delle cose abbastanza semplici, però già per esempio noterete che tra l'occhio mio e l'occhio di Chiara c'è una bella differenza. Perché? Perché gli occhi non sono tutti uguali. Partiamo da occhi grandi, occhi piccoli,
passiamo a occhi con tendenzialmente un po' all'ingiù, quelli che tendenzialmente invece sorridono sempre perché sono rivolti verso l'alto. La bellezza della pata, della patacchina. Grazie, Ele. Allora, Ada, questa matita va benissimo sia per l'interno dell'occhio che per creare la sfumatura. E oggi io ve la farò vedere prima in una versione da normale, quindi in una versione proprio l'applico e facciamo la forma dell'eyeliner e poi invece la uso con l'accendino. Mi raccomando, questa cosa dell'accendino non la fate con le matite che non sono VOR. Primo perché non hanno il circa 60% di pigmento le altre matite e peraltro non sono protette come la mia da cera alba e cera carnauba, che sono delle cere particolari che permettono proprio alle matite, anche se le riscaldate, di non diventare, diciamo, né cattive a livello di conservazione, né soprattutto, prego figurati, Ada, né soprattutto che possano nel tempo peggiorare, perché è vero che noi le temperiamo mano a mano, però se uno le riscalda e all'interno invece che esserci legno c'è la plastica, già riuscite a immaginare come alcune matite di altre presente case. L'ho già fatto, ecco, brava, lo sapevo. Mi che ti è spiattellata la punta, ci dovevo provare per forza. Mo la meno. Va bene, detto questo, vi dicevo, io ho una palpebra chiaramente molto grande e anche ad occhio aperto la mia palpebra rimane praticamente quasi completamente scoperta, quindi sostanzialmente ho ad occhio aperto palpebra mobile, piega palpebrale, la palpebra fissa che è quella che sta sotto al sopracciglio. Nel caso di Chiara invece cosa vediamo? Vediamo una palpebra morbida piccolina, cioè non è grande come la mia e soprattutto ad occhio aperto le rientra dentro. Quindi mentre io qui ho una fossa sostanzialmente che non è dovuta agli anni, all'età, è dovuta proprio alla forma del viso e alla caratteristica degli elementi interni. Quindi mentre Chiara quando va a fare per esempio una qui sulla cut crease va a creare un'ombra che normalmente si fa con un colore più scuro, può andare benissimo a lavorare con colori anche molto scuri qui dentro perché deve creare una tridimensionalità diversa dalla mia. Nel mio caso io se vado ad eccedere qui con lo scuro sembra che gli occhi diventano un teschio perché già i miei sono molto grandi ma incassati dentro, ok? Capita un po' la differenza, Chiara? Sì. Anche perché non ci avevo pensato mai a questa. È una vera e propria tela. Allora Claudia, ti svelo una cosa. Devi sapere che il mio maestro, che è stato Stefano Anselmo, quando facevamo lezione e spiegava gli anni 70, ho delle foto di repertorio, altro che David Bowie ieri. Avevo proprio, tu non hai visto come mi sono trasformata io ieri? Pataccini? Io? Ah, ma quando avevi il cappello? Ma che? Io non avevo il cappello. Io no! No, vabbè, allora te la devo fare vedere, aspetta che te la mando un attimo online, perché se non mi hai visto, no, Fia, non mi hai visto, ragazzi, cioè guarda come mi sono trasformata no! ieri. Ieri ero David. Ma pensa te, guarda che scarpa. La scarpetta ci vuole sempre, cioè ragazzi, e quindi ieri, capito, mi sono trasformata in David, va bene, ritorniamo a noi, tac. Quindi dicevo che ero la modella preferita del mio maestro, proprio perché qui ci faceva proprio i fiorellini. Lui proprio non finiva più di lavorare sulla mia palpebra, andava su. Quindi sì, sono d'accordo con voi, effettivamente ho una bella palpebra. Allora, cominciamo. Dunque, chiaro è che io lo farò vedere sul mio occhio, ma tu non potrai simulare lo stesso risultato del mio proprio perché abbiamo due palpebre diverse. Allora, ma io sono ciompa. Allora guardami, allora impara guardando. Allora no, devo provare. In generale partiamo da qui. Comunque ancora si sente l'eco del tuo volume, eh? Abbassa un pochino perché si sente che rimbomba. Allora, quello che vi consiglio anche è di guardare giù e quando fate l'eyeliner a palpebra piena, mettete bene anche
vedi la differenza, appena mettete la matita anche dentro, l'occhio proprio diventa già un'altra cosa. Vediamo, perché io senza l'occhiale non leggo, ma c'è un problema generale anche di rete, credo. Eh beh sì, quello sì, però era proprio un problema anche di audio. Allora, aspettate che io mi avvicino il mio specchio, perché per potervi seguire nei dettagli dovrò anche guardare un altro punto, perché sennò guardare lo specchio grande, mentre voi potete osservare, io mi avvicino. Allora, cosa succede in questo caso? Che io sto creando da qua a qua una linea che deve essere più sottile nella parte davanti e chiaramente più grande nella parte dietro. Poi, dipendentemente dall'occhio, io la posso anche ingrandire, allungare, farla anni 50, posso fare tante cose. Vediamo, fammi vedere. Io nel frattempo prendo un pennello. Perché non è facile così. Tra l'altro oggi vi presento i pennelli di una mia collega, Anna Fontana, se sei in linea, sto usando i tuoi che mi sono arrivati oggi, così li proviamo. Allora, per esempio, vedete, questo è proprio un pennello, mentre Chiara, ecco, però io non ti vedo, cioè vedo, non vedo l'occhio sostanzialmente. Aspetta, ora così? Ecco, brava, così sì, così ti vedo. Vediamo, ecco, bravo Mirko, vai ad arrostire le melanzane, che sennò stasera niente parmigiana. Allora, fammi vedere, perché ho le scritte, le sto portando giù, aprimi l'occhio, fammi vedere. Ok, adesso nella parte esterna, vedi qui, sì, devi allungarla un po', come ho fatto io, vedete, così. Poi con un pennello le potete anche, con un pennello a sbiego, fare questo bel movimentino che vi permette di fare anche un eyeliner un po' sfumato. Quindi lo strumento importante è avere questo pennello, che dipendentemente se vi muovete dall'inizio, dalla parte interna dell'occhio verso l'esterno, ovviamente dovrete usare sulla base dell'occhio la parte più bassa e camminare quindi con un pennino così. Se camminate al contrario, ovviamente lo dovete girare, perché è sempre la parte bassa che tocca la rima ciliare, questa, dove normalmente poi andiamo a fare appunto le line. Non si vede nulla da parte di chi? Da parte mia, Ada, o da parte di Chiara? Abbassa Chiara. Ok. Chiara, stai facendo un casino. Esatto. Ecco. Bene. Allora, io l'ho premesso però che sono una ciompa con le liner. Certo, perché se no non avremmo fatto il tutorial insieme. Allora, fammi vedere, avvicinati. Ok, chiudimi l'occhio. Ok, beh, proprio un disastro non direi. Allora, adesso lo dobbiamo perfezionare. Hai fatto bene a non fare una riga troppo grande. Adesso, con il pennello, ce l'hai un pennello a taglio obliquo? O hai un pennello di quelli invece proprio da eyeliner classico come questo? Allora, in realtà io ce l'avevo un pennello a taglio obliquo, ne sono sicura. Devo averlo lasciato e mollato in qualche hotel durante le mie giornate lavorative. Ok. Quindi queste sono le mie uniche opzioni. Ok, allora direi forse quello centrale, che è un pochino più a punta. Brava. Invece, appunto, per fare un eyeliner fatto bene, vedi, ci vuole un pennello a sbiego così, che direi che è anche il più comodo. Poi ne esistono due grandezze, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Questo, per esempio, più grande ti permette anche di fare il riempimento dell'eyebrow, della sopracciglia, sì. Ok? Quindi chiaramente non dello stesso colore, perché comunque il pennello rimarrebbe poi troppo sporco di nero, ovviamente. Però se ne può utilizzare più di uno. Vediamo un po', Valeria, ciao Bibi, ottimo. No,
Poi mi dirai il nome dell'amica che vende i pennelli. Sì, sì, cara amica, 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 amica. Allora, ragazze, quindi vi ho detto, dovete camminare così. Vedi che adesso io la sto allungando. In questa maniera, normalmente dovrebbe ricadere esattamente all'angolo della cut crease, in maniera tale che da qua, se vogliamo anche poi tirare una bella riga così per fare anche la parte che insieme a un pennello da blending, tipo questi, i vari spumini, oppure tipo questo, così, si può andare a fare da qua, dall'eyeliner, nella cut crease, un po' di controcolore. Devo farlo anch'io? O meglio che stia ferma? No, no, stai ferma. Questo è solo per dimostrare in maniera tale che si vede la differenza tra i due occhi, ragazzi? Beh, direi. Sì? Ok, bene. Adesso invece ve lo faccio vedere, sempre sull'altro occhio, riscaldando la matita VOR, che è appunto la particolarità. Quindi, la riscaldo velocissimamente, chiaramente non metto direttamente il colore sulla matita, ma vedete, vado a prendere il colore e parto così. No, vabbè, ciao, cioè, ma 2 minuti, 2 secondi ci metti tu. Vabbè, allora, quando uso la matita da bagnata, cioè da riscaldata, è ancora più semplice col pennello. Ciao Taxi Fluo, da quante che non ci si vede in giro per Milano, speriamo presto. E poi ovviamente vado a sottolineare la parte iniziale, così. Io adesso prendo la macchina e vengo a casa tua, te lo dico. Amore, lo sai che è solo un piacere, ti aspetto in terrazza col solito prosecchino del sabato sera. Cioè, allora, almeno metti tu l'eyeliner. Vi voglio fare vedere un'altra cosa che si può fare sempre con la matita. Mettiamo che ci vogliamo vestire, visto che comunque il tocco estivo non ce lo toglierà nessuno, e vogliamo continuare a fare una roba un po' 60, che con questa acconciatura che mi sono fatta oggi mi piace mucho. Con questo pennellino si può fare pure a salire o a scendere delle belle cigliette, così, che daranno un tocco in esterno ancora più figo. Le vedete, ragazze? Beh, questo è per il Coachella, però, eh? Amore, io ho altro che Coachella, io vado a fare l'aperitivo al Naviglio e io mi posso permettere tutto quello che voglio, cioè... Dove andiamo, Vale, a fare aperitivo? Appena si potrà uscire? Guarda, dove vuoi, basta che ce lo andiamo a fare, da qualche parte, ma proprio devo andarmi a fare un aperitivo da qualche parte. Scegli tu, va benissimo dove vuoi, ok? Va bene, allora la nostra zona del cuore. Va bene, ci sto, ci sto! Rivengo lì. Adesso invece voglio farvi vedere. Bene, vi piace? Adesso ve lo voglio fare vedere invece, ci ripasserò sopra usando l'acqua, e in questo caso acqua termale, per evitare proprio un po' che si forma poi il calcio dell'acqua. Quindi ribagno il pennello, ragazzi, così. Hola. E adesso invece vado a prendere della mia palette, sono tutti gli ombretti VOR che diventano, ragazzi, tutti eyeliner, perché possono essere utilizzati da asciutti e da bagnato. Vado a prendere proprio il nero e vi voglio fare vedere la come traccia il colore quando lo uso da bagnato così.
ricordi che ti dovevo dire cosa volevo, vero? Ecco, anche questo. Sì. Allora, state vedendo, io adesso sto allungando tantissimo per farvi vedere invece un eyeliner un pochino più grande rispetto a quello che abbiamo fatto qui. Ok? Dove per farlo bene, una volta messo, prendo poi un pochino di Special Yellow, che sono i neutralizzatori di VOR, e vado a ripulire così. Quindi dipendentemente, guardate, lo vedete? Ok. No, questa proprio mi è nuova. Ok. Questo vi aiuta soprattutto le prime volte che non siete proprio perfette. Allora, voi mettete... Quindi mi serve proprio. Esatto, voi mettete del colore così per ripulire. Che significa non imparerò mai? Certo che no, imparerete. Zia, neanche io imparerò mai, perché cioè, hai visto lei come fa? Cioè, fa un tratto così uno scarabocchio ed è già pronta. Piano. Allora, poi fate così. Quindi ripulite in questa maniera, perché non deve rimanere la linea bianca, cioè serve solo a creare, invece che fare perfetto con il nero, andate a ripulire al contrario. Eccolo, vedete? Sì. Si vede bene? Adesso vi faccio vedere anche da sopra, se lo ripulite. Ecco, vedete? Sia sopra che sotto. Vediamo nel frattempo cosa scrivono, perché sennò poi io vi perdo. Va, seguo io. Brava, per favore, così. Hola. Io contatterò Grazia adesso, che anche lei doppia lezione, secondo me faccio una lezione e poi un recupero, perché la situazione è grave. Ciao Daniela! Melina, non è facile, zia, non è facile, guarda qua. Adesso. È lei che lo fa sembrare facile. Adesso abbiamo di qua uno bello pieno, pieno, pieno grande. Invece di qua vi ho dimostrato come fare quello un pochino più sottile. Poi, tra l'altro, nel momento in cui ci mettete un bel punto luce, diventa fichissimo. Claudia chiede, non c'è il rischio che si forse ingiallisce? No, perché io adesso ve l'ho lasciato chiaramente di proposito con più giallo, perché stiamo facendo un tutorial, ragazze, proprio per farvi capire che anche se sbagliate a fare la linea magari nera perfetta, che chiaramente dipende anche da una capacità e da una manualità, quindi più volte lo si fa, meglio viene, è ovvio questo. Però in generale questo giallo poi, se io lo vado a sfumare con il mio fondotinta, ma ognuno di voi userà il vostro, però vi invito a provare il fondotinta VOR e faccio, eccolo qua, e ripasso dove avevo messo il giallo, il fondotinta, vedete così? Anch'io, Daniela, non sono capace. Vedi che non c'è più il giallo? E poi ovviamente se ci mettiamo qui una bella ciglia finta, ciao! Quindi lo si può fare, se mi chiedete di farlo con il prodotto già pronto, diciamo che con il pennino e l'eyeliner, proprio quello da pennino, è molto semplice, ragazzi. Cioè il truccatore professionista preferisce utilizzare poi o la polvere, una polvere che tu la bagni, perché poi diventa più forte il colore, diventa proprio di un bel nero. Se poi, tra l'altro, per me la semplicità è utilizzare le mie matite da riscaldata. Io con queste ci faccio qualsiasi cosa. Vi faccio vedere se rifaccio la punta, proprio perché magari su quel punto non vi dava proprio la...
visione di quanto colorano queste matite quando le uso da riscaldate. Ve lo faccio rivedere facendo un'altra roba. Allora, faccio proprio un disegno come se facessi le liner qua, ma solo per farvelo vedere, ok? Solo per farvi vedere la scrivibilità della matita una volta che io l'ho riscaldata, lo vedete? Eh sì. Cioè è proprio un kajal pienissimo, proprio ricchissimo. Mm? Rifaccio vedere anche di qua. Dovete prendere una diagonale. E poi potete allungarlo fin dove volete. No, vabbè. Ma io non capisco. Cioè, oddio. No, no, perché è facile. Cioè, io questo problema non lo risolverò mai. Quindi, allora, rifacciamolo dall'altra parte. Qual è il movimento corretto? L'ondina dove deve andare a finire? Lo spessore? Allora, perché non dovete mai tirare troppo, perché se tirate troppo e poi la pelle ritorna in posizione, non avrete mai l'eyeliner perfetto. Perché ovviamente ti cambia proprio posizione rispetto alla naturale forma del tuo occhio. Quindi, Daniela, lo so che la signora Orlando è troppo brava. Allora ragazze, su che io lo so fare, dobbiamo imparare qui. Allora, abbiamo ancora una ventina di minuti per impararlo. Dicevo, non si tira mai troppo l'occhio, perché se lo tiri troppo, ovviamente quando poi ritorni in posizione normale ti cambia l'altezza, ti cambia la forma dell'occhio, quindi potete sì appoggiarvi delicatamente qui, ma non dovete tirare. Dopodiché si parte dall'esterno. Io sono ancora in questa fase. Qui, così. Girate il pennello quando siete dalla parte interna. Vediamo, fammi vedere, adesso mi metto l'occhiale e ti controllo. Ok, brava, continua. Adesso fermati e fammi vedere l'altezza. Ok, fammi vedere, mettiti dritta. Ok. Adesso quello che puoi fare è, fammi questo, uniscimi per favore l'eyeliner questo di sopra con un pochino la parte di sotto, quindi farei il movimento al contrario, solo di chiusura, tipo un po' geisha, perché con il tuo occhio ti viene bene. Ma poco poco, proprio solo il triangolino finale. Brava, adesso prendi un altro pennello, l'altro che mi hai fatto vedere, e incominci a fare questo movimento di sfumatura solo col colore che hai, fino ad arrivare leggermente a metà. Sì, sono d'accordo con te, grazie, che per non essere un'esperta è brava la Chiara. Ah, cazzo! Allora, quello non si fa, ecco, quello proprio non si fa. Niente, grazie, non glieli possiamo fare i complimenti a sta donna, perché poi mi si emoziona. Poi mi emoziono! Poi fa un casino. Ecco, ok. Bravissima. Ah, quando vai nella parte finale, Chiara, ricorda che il pennello, ovviamente, dipendendo anche dalla pressione, può o colorare pienamente o può sfumare. Quindi un conto è che io faccio questo e premo proprio molto perché devo colorare.
Un conto è che arrivo qua e leggermente io posso fare pure una riga lunghissima. Basta che vado leggera, faccio dei Ma piccoli. guarda che differenza! Bello! Bellissimo! Boh, mi è andata Perché ti ho di fatto fare fortuna. anche un po' la parte sotto? Perché con la tua forma dell'occhio è preferibile che l'eyeliner non sia solo a gatto sopra, ma che ti accompagni anche leggermente qui. Però non deve essere marcato tutto uguale, deve essere più scuro solo nell'angolino e poi mi vai a sfumare e ti fermi più o meno alla tangente esterna dell'iride o esattamente al centro della pupilla. Vabbè, anche un po' sbagliato il pennello. Boh, allora adesso vi faccio vedere invece se tu volessi lavorare sulla cut crease per cambiarmi la forma dell'occhio, cosa dovresti fare? Ovviamente su di me, ripeto che non ho proprio qui la pelle perché c'è proprio l'osso. Io se lo faccio, come cambia l'occhio, bellissimo, brava Chiara. Sì, bravissima, brava, brava, brava. Grazie. Allora, stavo dicendo, una volta che tu hai da qui, creato la parte finale della codina dell'eyeliner, la codina, bravissima, potrebbe andare a fare un altro bellissimo lavoro sul tuo occhio, come su occhi simili al tuo, che hanno bisogno di creare quest'incavo che io ho naturale. Con che pennello lo devo fare? Con quello con cui ti ho fatto fare la sfumatura qui, nella parte di sotto, me lo riprendi. Brava, allora te lo faccio vedere io e poi lo rifai. Allora, prendiamo il colore. Vedi cosa devi fare? Solo che io ce l'ho già incavato. Tu lo devi creare in modo tale che all'occhio vedi che gli dai questa forma in altezza, vedi che se c'è lo scuro. Questa adesso Sì. sembra più alta di questa. Ma devo sfumare dal colore che ho già o ne devo prendere altro? Se c'è già del colore lì, inizia con quello un pochino sfumato, meglio. In maniera tale che mi fai solo per ora una penombra. No, non scrive, la devo Vai. scaldare. Vai. Qua? Sì, brava adesso, brava, vai sulla, brava, piano piano, brava, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, brava, fai una mezzaluna lì, bravissima, bravissima, voilà, mezzaluna così. Brava. Adesso mettiti dritta, fammi vedere. Allora, ragazzi, notate adesso quanto è più grande l'occhio che ha truccato sulla cut crease chiara rispetto all'altro? Chiara, te ne accorgi da sola quanto sembra grande Eh l'occhio? sì, lo vedo perché io ho lo specchio dietro il cellulare. Brava. Adesso, dopo che fai quel passaggio, te ne faccio fare un altro. Brava. Adesso quello che dovresti fare, ce l'hai un pennello un po' tondino così da sfumatura? Allora, non lo vedo benissimo perché ci sono le scritte delle amiche. Quello lì, il primo, meglio il primo. No, l'altro. Quello, Ok. bravo. Allora, guarda, adesso ti faccio vedere. Vedi che sto tirando un po' la mia palpebra proprio per farti capire che adesso Sì. non devi sfumare verso dentro, ma devi sfumare leggermente verso sopra per creare una penombra tra dove abbiamo fatto proprio la riga e qui che andiamo a creare.
Lo vedete? Brava, vai avanti e indietro e sfumamela bene. Sia avanti e indietro, sia qui. Dal colore pieno della Cat Crease mi vai leggermente in alto con un movimento dove il pennello sarà più, diciamo, forte nella Cat Crease e poi ti alleggerisci a livello proprio di peso sul pennello quando vai a sfumare. Che stai mettendo? No, niente, è solo il pennello, è proprio il pennello, è un altro pennello da blending, vedi? Ci vorrebbe proprio poi un pennello così. Dopo ce quello... l'ho! Hola, brava! Allora, con questo adesso ti amplifichi, fai dei movimenti a giro avanti e indietro per farmi bene la sfumatura. Così. Cosa dici? Grazie. Che... Aspetta, Vale, poi voglio pure il nome. Voglio il nome dei pennelli. Okay. Ma tanto c'è una puntata la prossima settimana proprio con Anna Fontana, che usa anche i miei prodotti. Allora abbiamo, facciamo questa bella puntata prodotti VOR e pennelli di Anna. Comunque è impressionante la dimensione dell'occhio. Hai capito? Falla vedere bene alle ragazze che ti stanno guardando, perché su di me non si nota tanto la differenza perché i miei sono grandi, ma su di te si nota tantissimo. Brava, me lo rifai dall'altra parte che hai ancora 5 minuti? Dai, 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 dai! Che nel frattempo io... che tu rifai, faccio vedere invece alle signore cosa succede se io vado a mettere il mio Baked bagnato, una puntina, qui. Guardate che luce che prende. Fu. Lo vedete? Esatto, Sandra, diventa un occhio più grande, esattamente. Già mi è venuto diverso. Ora, io non vorrei rispondere all'ultima persona che evidentemente Johnny VCC ti conosce molto bene. Sì. Lui gli vogliamo bene perché è così. Hi, Katri, la mia amica da Berlino. Many kisses for you. Allora. È diverso, cacchio. Guarda. Aspetta. Come si corregge? Avvicinati. No, è una... Grazie, aiuto! Allora, quando succede questo, sostanzialmente che si fa? Tu dovresti essere munita di un bel cotton fioc con un po' di acqua micellare per ripulire leggermente. Ce l'ho. Nel frattempo io continuo. Guardate quanto è intenso questo colore. Il bello della diretta proprio. Eh certo, ma noi siamo così. Se no, che bello c'è. Allora, la differenza. Allora, questo praticamente, se io non vado a lavorare qua dentro, mi si allunga in questa direzione. Quando invece chiaramente aggiungo la parte del nero, quindi creo un'ombra nella zona in alto, ovviamente l'occhio va invece in verticale, quindi orizzontale verso l'esterno, verticale
dove posso comunque pur sempre continuare ad allungare. Ecco, adesso dovrebbero essere uguali. Vediamo. Sì, va bene. Adesso fammi la parte in alto, che quella per te poi diventa importantissima. Guarda, quell'ombra lì sul tuo occhio è speciale. Sandra, con chi ce l'hai che è il problema che hai degli occhi bellissimi? Con me o con Chiara? Perché anche Chiara ha degli occhi molto belli. Io ho già per scontato che i miei sono molto belli. Che belle le mie zie che mi vedono con gli occhi dell'amore. E certo. Bella di casa lei. Hola. Adesso, brava, sfumamelo. Sì. Fai, ripeti la stessa cosa che hai fatto prima. Dai che poi devo andare a fare aperitivo. Voglio bene, eh? Vai, vai ancora più su, devi arrivare chiaramente, come ti ho detto, guarda, idealmente, Chiara, immagina che devi arrivare o tangente esterna, non alla pupilla, ma all'iride, oppure centro della pupilla. Quindi hai questo scarto che ti puoi muovere tra qua e qua, però non mi ti puoi fermare qui, perché se no non dai l'effetto giusto. Io peraltro, mentre tu finisci quello, fammi vedere. Forse un po' più su. Brava, devi andare un pochino più su. A parte che con Valeria vinci facile, come spiega lei. Grazie, amore. Allora, guardate che meraviglia quando faccio le cigliettine finte adesso, eh? Adesso mi vado a mettere un abito. Mi metto a fare aperitivo sul balcone, dopo tutto sto sfumio. E poi, guarda che figata, se tra le cigliette finte, se poi lo vorrei replicare, quello che ho fatto io, ci vai a mettere una punta, ma una punta di fondotinta in mezzo, guarda che figata. Si noteranno ancora non di ho più. Il pennello adatto per farle. Devo comprare il pennello, quello piatto e sì, questo obliquo. qui, obliquo, brava. Perché con questo si prende una parte di fondotinta, allargate, lo mettete in mezzo così. Vedete? Brava, ce l'abbiamo fatta. Ragazze, ma voi ditemi, è stato utile vedere questo tutorial delle labbra? Io non sapevo minimamente dell'ombra sopra. Esatto, Twiggy Style, che io adoro, ovviamente. E brava Chiara. Allora, donne, mi raccomando, se volete, fate la prova dell'eyeliner e me lo mandate in direct message, così io poi me li guardo. Grazie, mi hai promossa almeno per questa prima lezione. Quindi avremo questo effetto finale così. Grazie a te, Gaia. Grazie a te, Simona. Allora, mandatemi le foto, voglio vedere che cosa combinate. E invece già vi preannuncio che al di là dell'appuntamento del VOR Talking dalle 18 alle 19, ancora devo decidere quando, ma incomincerò a fare anche dei live proprio, non tutorial così, ma in maniera tale che mi potete vedere bene tutto, perché quando lo si fa in doppio così è carino,
però a livello di tutorial diventa difficile. Invece ne preparerò alcuni a partire dalla prossima settimana, ma tanto vi informo. Brava! Hai visto, questa volta ce l'abbiamo fatta anche a riuscire proprio 7 minuti alle 5. Bravissima! Guarda! Cioè, non ci posso credere. Io, con tutte queste cose che sto imparando, sono prontissima per uscire. Ho fatto anche lo shopping online. Adesso mi mancano i pennelli, qualche prodottino di Valeria Orlando, visto che questo è ancora uno dei miei colori preferiti. Adoro. Ma anche perché io ieri, per fare la versione Bowie, ho usato questo, il mio turquoise meraviglioso. Io ho paura con quei colori lì. No, su di te no, amore, ma poi neanche io di solito esco come questo, con questo, col capello viola. Però ieri, diciamo, guarda, ti faccio vedere il video anche. Quanti minuti abbiamo? 4. Là ce la faccio a farti vedere il video. Guarda che figata il video. Ma sì, no, vabbè, ma la parrucca! E certo, me la sono tagliata, me la sono fatta, costruita ieri, ti è, ciao! No, vabbè. Senti, ma adesso che impegni hai? Eh? Adesso che impegni hai? Adesso devo andare a fare la parmigiana. Ah, io vado a riempire un calice di vino. Perché bene, mia zia che... Dopo che la metto su, quando l'ho preparata, che tanto io sono veloce, poi ti faccio uno squillo e praticamente... Ciao amore, amore della mamma, della Florida, come sempre, a quest'ora. Ma è tuo figlio? Quel gran figone di mio figlio, vorrei dire. No, quanti anni dire, ha? Dopo tutte le dirette lui c'ha 20-30 donne che lo seguono. Pensa a te. Grazie. Vale, che dire, in attesa di essere truccata da te fisicamente, yeah, per i prossimi appuntamenti che speriamo arrivino presto perché non ce la facciamo più in questa situazione, e torneremo ad abbracciarci. Nel frattempo però andiamo a riempirci un calice di vino per un aperitivo. Sì, assolutamente. Grazie. Sì. Vi abbraccio tutte. Mi raccomando, se volete mandatemi delle foto, fatemi vedere che cosa siete riuscite a fare. E dalla prossima settimana poi vi faccio capire quando farò i tutorial proprio per il make-up. Noi ci vediamo più tardi col drink. Ciao.